Eccoci con l'attaccante dell'Arzanese Umberto Improta, arrivato domenica scorsa al sesto gol stagionale, un gol che però purtroppo non è valso la vittoria, Umberto. Sì, diciamo che purtroppo vincevamo la partita 2-0 a pochi minuti dalla fine. Ero contento anche a livello personale perché comunque ero tornato al gol, erano 3-4 partite che non segnavo, però purtroppo il risultato alla fine è stato un pareggio che ci va stretto, soprattutto per la classifica. Un pareggio che va stretto al termine però di un buon momento per l'Arzanese, perché in questo girone di ritorno l'Arzanese, soprattutto in casa, ha conquistato tantissime vittorie e sta conquistando anche punti preziosi in classifica. Domenica arriva il Sorrento, una partita sicuramente da vincere se si vogliono coltivare ancora ambizioni di salvezza. Sì, noi purtroppo paghiamo un po' l'inizio di stagione dove purtroppo abbiamo raccolto davvero poco. Diciamo che adesso veniamo da un periodo abbastanza positivo perché, come hai detto tu, nel girone di ritorno abbiamo fatto quasi tutti i risultati positivi. Niente, penso che dobbiamo continuare così. Sicuramente domenica sarà una partita difficile perché anche il Sorrento ha bisogno di punti, però a noi questo non ci deve interessare. Dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere questa partita e di prenderci questi 3 punti. Ecco, rispetto alla gara d'andata, dove forse l'Arzanese ha disputato una delle gare più incolore della stagione, è cambiato tanto, soprattutto a livello di testa, vero Umberto? Sì, sicuramente, diciamo che adesso affrontiamo le partite in maniera diversa. È anche vero che comunque la squadra è stata rinforzata e sì, all'andata diciamo è stata una delle partite più brutte, anche se comunque anche in quell'occasione abbiamo pagato anche il gol preso subito dopo appena un minuto. Adesso dobbiamo solo cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo e pensare una partita alla volta. Ecco, come si riparte dopo una rimonta subita, una doppia rimonta subita come quella nell'ultima partita interna col Tuttocoio, e se la squadra ne può risentire a livello psicologico, oppure se tutta questa rabbia verrà poi tramutata in voglia di vincere, in cattiveria agonistica? No, noi dobbiamo ripartire dall'85esimo di domenica scorsa, evitando quei 2 errori, quei falli forse anche un poco inutili al limite dell'area. Poi anche come atteggiamento ci eravamo abbassati un poco troppo. E come detto tu, dobbiamo diciamo tramutare questa rabbia proprio in voglia di vincere, senza farci prendere dall'ansia. Ecco, anche perché vincendo domenica col Sorrento l'Arzanese scavalcherebbe proprio i sorrentini. Sembra poco, però dà anche una spinta a livello psicologico e mentale superare, scavalcare già una diretta concorrente. No, sicuramente, diciamo che se con tutti gli scongiuri, se domenica dovessimo vincere, comunque anche psicologicamente superare comunque 1 o 2 squadre in classifica fa sempre bene, fa sempre morale. Però ripeto, noi dobbiamo pensare una partita alla volta, non ci dobbiamo fare tanti calcoli, ci sono 30 punti a disposizione e ne dobbiamo fare il più possibile. A fine stagione vedremo cosa siamo riusciti a combinare, Umberto. Allora, in bocca speriamo al lupo per domenica. Sicuramente qualcosa di positivo, crepi. Se questo è l'andazzo per il girone di ritorno, è lecito sperare in una rimonta, allora. Sicuramente, noi ce la metteremo tutta. Grazie Umberto.